Altro livello, prima puntata in questo 11 agosto 2016. Allora, caro Ciro e cari ascoltatori, finalmente abbiamo il piacere di fare, L'ospite. abbiamo Eh sì. l'ospite Massimiliano Iovine, 99 Posse. Ciao Max, come stai? È Ciao, ciao Lu. Bene, tu? un grande piacere averti con noi. Beh, non c'è male, nonostante il caldo. Ci dicevi che eri appena atterrato in quale delle tante tappe che state percorrendo in questo momento? In Sardegna. In realtà siamo atterrati a Londra e siamo adesso arrivati a Sassari, ero appena arrivato dell'albergo, quindi siamo in Sardegna, qui della Sardegna. Fantastico, è un gran bel posto, È una decisamente. meta decisamente Sì, bella e no, senza affascinante. dubbio, diciamo, l'Italia riserva sempre delle sorprese in fondo. E beh, d'altronde insomma, viviamo anche per, appunto, per le sorprese. Massimiliano, noi stavamo ripercorrendo anche un pochettino la storia, appunto, del gruppo tuo e chiaramente anche di Luca. Siamo partiti dai primi due pezzi, che era Salario Garantito e Rafaniello, per andare a finire chiaramente al primissimo Curro Curro Guaglio. Voglio chiederti, dopo tutto questo tempo, effettivamente, cos'è che ad oggi ti viene in mente? Di caspita, magari sono passati tutti questi anni, hai metabolizzato, magari, non so, ecco, diciamo, l'emozione comunque di riascoltare, magari durante un viaggio o qualche cosa, insomma, c'è sempre, no? Sì, dico, cioè, magari c'è sempre comunque il piacere, l'emozione di riascoltare pezzi che Anche un po' comunque. la curiosità. Esattamente, pezzi che comunque hanno fatto la storia, ecco, non lo diciamo noi, ma è la verità. Effettivamente più che di ascoltarci, molto spesso, noi in quest'estate praticamente dall'inizio di giugno al 1 ottobre faremo circa 50 e passa date. Quindi il grande più di riascoltarvi li eseguiamo perché giro comunque portiamo un repertorio molto ampio, quindi anche comunque l'esecuzione di canzoni che sono state scritte nel lontano 1991. Piuttosto ci siamo accorti che a ottobre saranno 25 anni di 99 Posse, che devo dire è un dato che quando abbiamo iniziato nemmeno ci saremmo lontanamente immaginati. Eppure è così, insomma, voglio dire, siamo all'ennesimo album che è uscito da pochissimo, che nel tempo ne parla del suo. Devo dire che la cosa che ci sorprende di più è la presenza massiva, ma credimi, veramente impressionante di ragazzi giovanissimi che continuano ad arrivare ai nostri concerti, che magari 25 anni fa nemmeno erano nati e che conoscono tutte le nostre canzoni parola dopo parola. Veramente una grande soddisfazione, vuol dire che al di là della bellezza delle canzoni, essendo un gruppo come tu ben sai, che ha puntato molto sugli argomenti, sulle Sì. tematiche, perché proveniamo dalla nostra storia abbastanza chiara, ma proveniamo da Certo. un centro sociale, le nostre battaglie sono state spesso una bocca di tarli. Vedere tutti questi ragazzi che ancora si appassionano a tutta una serie di tematiche ci fa anche, se puoi, ben sperare per una società che in qualche modo possa essere migliore di quella attuale, migliore di quella che ci auguravamo anche magari 5 anni fa. Beh, certo, e questo è chiaramente L'auspicio di l'augurio, tutti. assolutamente, una società che oggi vive di grandi problemi, non solo a livello politico, ma proprio chiaramente Sociale. esattamente, sì, a livello globale, ecco, facciamo prima, ecco, da questo punto di vista. Credo che tu abbia una C'è domanda, no? Per... una cosa carina del spassì che mi accompagnava all'aeroporto, c'era scritto aveva appeso al deflettore praticamente questa scritta: Sì. la crisi è finita, comincia la miseria. È emblematico Veramente male, come però punto. la cosa che mi ha fatto riflettere è che se la crisi spesso porta a guerre, la miseria porta alla rivoluzione, quindi magari tutto sommato potrebbe essere Bene. un buon auspicio. E beh, certo, poi sai, Max, magari come si dice, una volta che tocchi il fondo, o sfondi o risali, ecco, non c'è un'altra via da questo punto di vista.
Ripercorrendo, diciamo, questa storia, non solo chiaramente dei 99 posse, però io so che, insomma, per chi ti segue un minimo c'è anche il tuo gruppo, che è quello dei randaggi. E ora chiaramente magari sei più impegnato con i 99, però, ecco, con i randaggi quali sono, ecco, diciamo, i progetti attuali? Ritrovarsi e avere voglia di fare delle cose insieme. E così è stato, insomma, ci siamo ritrovati. Poi ognuno di noi chiaramente ha impegni diversi, che comunque Certo. dico la voce della band, comunque fino a poco tempo fa, e anche quest'estate, era molto impegnato in Toscana, anche lui facendo il professore di lingue, era spesso in Toscana, e quest'estate c'aveva anche esami. Quindi qualche piccola, diciamo, datina che era uscita, che si poteva incastrare con tantissimi impegni dei 99, è dovuta saltare purtroppo proprio legata alla questione sua, diciamo, lavorativa. Però, vabbè, molto semplicemente, come viene così ce la prendiamo, nel senso, noi avevamo innanzitutto voglia di rivederci e di suonare. Abbiamo suonato, abbiamo fatto delle cose, le abbiamo fatte facendo solo pezzi nuovi, quindi pezzi sconosciuti ai più, anche ai tanti, diciamo, amanti che ci sono a lingue, perché comunque sono passati tanti anni, abbiamo, ripeto, voglia di misurarci con qualcosa di nuovo. L'abbiamo fatto e continueremo a farlo con la massima serenità, senza avere, diciamo, come dire, un obiettivo, ma avere come tutto fermo il piacere di vederci, di stare insieme, di fare musica insieme. Quindi diciamo, da questo punto di vista, c'è la voglia di divertirsi, ecco, in questo momento, Sì, ecco. assolutamente, la voglia di anche di regalarsi dei momenti insieme, perché comunque è stata un'esperienza molto importante per ognuno di noi, e quindi anche se dovesse essere relegata più alla cantina che al palcoscenico, andrebbe bene uguale, anche se poi, ripeto, comunque c'è tanta gente che ci vuole bene, che ci ama e che ci chiede di suonare, quindi staremo a vedere, ti ripeto, ce la prendiamo con la massima serenità, senza forzare più di tanto la mano. Esatto, come dicevi tu appunto, la prendi un po' come viene. Ti faccio fare Sì, anche esatto. una domanda dal mio collega Ciro Gaipa, che siamo Ciao, ciao sicuro ha una curiosità Massimiliano. per te. Sì, Ciao. volevo, beh, allora, innanzitutto volevo fare innanzitutto i complimenti per ovviamente l'attività, per quello che fanno oramai, insomma, da tantissimi anni. E volevo chiedere, insomma, rispetto, ecco, agli anni 90, io ho notato che soprattutto purtroppo dopo la scomparsa di Pino Daniele c'è stato un grosso movimento di cantautori o comunque di band che sono emerse a Napoli, sono stati pubblicati tantissimi album. Ecco, volevo chiederti, secondo te la musica a che livello è arrivata, soprattutto in questo 2016? Ti parlo però di musica chiaramente, insomma, locale. Secondo te come si sta evolvendo la musica napoletana, quella vera, chiaramente? Perché non potrebbe essere altrimenti. Ci ho ragionato spesso, non ti nascondo che sono, innanzitutto, essendo appassionato di musica, non mi faccio sfuggire facilmente, diciamo, le nuove cose che escono dalla mia città, che, diciamo, è la città con la quale chiaramente ho un rapporto diretto più forte. Io credo in assoluto che Napoli abbia sempre regalato delle cose a livello musicale. E sono delle fasi storiche che più o meno ciclicamente ritornano. In questo periodo devo dire che ci sono generi, tra l'altro, molto diversi fra loro, ma ci sono tantissime cose che sono molto interessanti. Una tra queste, ma non lo dico per, o forse due sì, ma lo dico perché mi sento di dirlo, è sicuramente Yuya. Mio fratello, dopo anche il periodo di The Voice, quest'estate è impegnato su altre tanti fronti, quanti noi della 99 Boss, quindi è ridottissimo, e questo è il sintomo
Certo. di fa tantissimi concerti, preparazione di un disco nuovo, ha fatto insieme la colonna sonora di un film, Vita Cuore Empatico, che è uscito ai ragazzi artisti Sì, cantieri. sì. Insomma, un progetto che gode di perfetta salute. Ma nel frattempo devo dire ci sono delle cose che mi hanno detto veramente molto, molto interessanti. Questa nuova scena, non so se è corretto dire di napoletano o cantautorale napoletana, ma che trovo veramente interessante. Parlo di Tommaso Primo, Sì. di Gigio, che lo fortissimo, di vari La Maschera, Foglia, Andrea Tartaglia. Credo che da Napoli stia crescendo una scena molto, molto, molto interessante. La cosa che un po' mi dispiace, che noto, e che purtroppo, come dire, è difficile da curare, da risolvere, è che la penisola è sempre più spaccata in due. Tutti questi fenomeni restano sempre più meridionali che nazionali. Eh sì. Cioè, questo non significa che non abbiano seguito, o che non abbiano la possibilità di crescere, di suonare un po' ovunque. Solo che molto spesso si fermano a quello che è il sud Italia, che è da Napoli in giù, dove purtroppo, come dire, le risorse comunque sono le risorse economiche sono sicuramente minori, quindi magari faticano un po' di più. Però sono tutti progetti, secondo me, molto, molto interessanti, che meriterebbero l'attenzione Eh certo, no, poi comunque è sempre stato un problema insomma, della musica napoletana, ma proprio del meridione, insomma, riuscire ad emergere, purtroppo è sempre stato è sempre complicato. Però... stato, ma credo che in questo periodo storico lo sia molto di Sì, più. sì. Sì, è vero. Se mi dici, perché ti faccio giusto perché non che a Napoli non ci siano, in Campania non ci siano dei prodotti un po' più interessanti, cioè, anche nel mainstream, perché Clementino e Rocco, secondo me, sono forti, no, forti, sono fortissimi. Sono d'accordo. Però tutto quello che è un po' più mainstream sembra provenire dal nord, e quello che è un po' più underground, questo secondo me è semplicemente per un motivo, perché al nord ci sono le infrastrutture, ci sono le radio, ci sono tutta una serie di cose che Si muove la permettono musica al nord. agli artisti di avere, diciamo, un certo tipo di visibilità, mentre invece gli artisti nostri hanno lo stesso magari valore, se non in alcuni casi anche di più, faticano un po' di più a farsi notare e a uscire fuori. Cioè, ti faccio un esempio, ma questo non per togliere, vedo, la validità o la bontà al progetto. In Foglia, che suonano a Napoli, fanno numeri spaventosi, fuori da Napoli questi numeri si riducono. E Certo. non è dovuto alla loro, come dire, Cioè, tu dici non dipende da capacità, loro, ecco, almeno non solo da al loro. fatto che loro cantino in dialetto, perché non è così, Certo. ma semplicemente perché magari non riescono a sfondare questo No, ma non c'è una microcosmo. casta di risonanza che permette a questi gruppi di farsi conoscere anche comunque in altri contesti, credo sia questo. Poi, comunque, io credo che si sia sempre stato un problema, però questo tutto italiano, che ognuno tende a curare il proprio Certo. orticello, spesso e Bravo, volentieri. ecco. Anche se poi ci sono bellissime iniziative, come abbiamo visto noi il Be Quiet, dove noi siamo stati ospiti, abbiamo Sì, insomma al Teatro intervistato, Bellini di Napoli, insomma, certo. abbiamo conosciuto altri bravissimi artisti, Newt, Flo, Giovanni Lo stesso Bloch, Giglio, appunto. Jepo, lo stesso Giglio, quindi insomma, noi siamo felici ed orgogliosi perché Napoli comunque ci sta regalando grandi Tutta quella emozioni. scena che io menzionavo, appunto, sono Sì. tutti, io trovo che alcuni di loro, lo dico della massa franchissima, sono veramente talentuosi. Cioè, io veramente, l'ho detto anche a loro, Andrea Tartaglia, Gigio, Tommaso Primo, Amadissimi Muti, Giovanni Bloch, veramente potremmo fare una È lista vero. ampia di artisti, sono bravi e ne meriterebbero molto di più di quello che al momento sono. Però poi, come dico e come ho detto anche nel caso specifico mio fratello, no, alla fine il lavoro varia, se c'è da fare un po' di dialetto in più la si fa, pazienza, ci si tocca le mani e si va avanti. Vero. Col tempo, bene o male, come dire, si riesce poi a raccogliere alcuni risultati. Vedi, mio fratello Valerio, comunque questo è l'ennesimo anno che lui va in tour con la band, e comunque se vedi sul sito, su Facebook, su
sul calendario, via quest'estate tra le 35 e le 45 date, sono dati importanti. Certo. Questa è una strada per chi purtroppo non ha le infrastrutture a disposizione, come in altri posti della penisola, c'è da fare più È un lavoro in più, certo. No, poi sangue, palco e sudore, lo facciamo. certo, ma poi insomma credo sia bellissimo che poi queste realtà emergano comunque, quindi ci sono tutte queste Sì, date anche che farà Valerio assolutamente. Iovine, sono ecco l'ennesima testimonianza, noi Noi siamo gliene auguriamo felici. il doppio, chiaramente, Certo. non per farlo spiancare, ma chiaramente perché è un artista che merita. Io non solo a vedere il 99, non solo ho avuto modo di vedervi per fortuna, ma chiaramente ho visto anche Iovine e i Foia, meritano davvero tutti. Però su tuo fratello, e questo c'è scritto anche nel libro Curro Curro Vaglio Storia dei 99 Posse, c'è anche un aneddoto, e prima hai citato The Voice, tu non eri tanto d'accordo. Guarda, Però alla fine, dai, si è sistemato tutto per fortuna. sì, no, a me piace in assoluto essere sempre molto, molto chiaro, quindi avrei potuto fare a meno, diciamo, la mia versione dei fatti che venisse fuori, invece ci ho tenuto a sottolinearlo e lo ripeto così come avevo pensato a me. Io quando mio fratello mi propose questa cosa, proprio così, a pelle, la prima mia risposta è stata no, è una cosa che non devi fare, se hai fatto una scelta di un certo tipo, devi procedere per la tua strada. Però, devo dire la verità, oggi lo posso dire, ma confortato solo dai dati, perché era difficile fare una scelta differente da quella mia, lui è stato, l'ha voluto fare, l'ha voluto fortemente, l'ha fatto, e alla fine aveva ragione, perché è riuscito ad ampliare il suo pubblico, a mantenere vivo l'affetto di quelli che lo seguivano e che lo amavano. E poi la dico tutta, Valerio è il progetto Lumine è diverso dal progetto 99 Posse. Noi comunque abbiamo fatto un altro percorso, abbiamo un'altra storia, Certo. e quindi per Valerio, che comunque sì, ha scritto sicuramente delle bellissime canzoni, dove al loro interno c'è sicuramente dell'impegno sociale, dei testi sicuramente, però converrai sicuramente con me, è diverso da quello che ha fatto. Sì, Politico e sicuramente. socioculturale che ha fatto negli anni 99 la mia preoccupazione più grande insieme a queste preoccupazioni era anche il fatto che io dicevo, guarda, ma metti caso, cioè io non ho dubbi sul fatto che tu sia bravo, ma metti caso che non si giri nessun giudice e tu venga fatto fuori, ma non pensi che questa cosa qua per un artista come te, che non è che è proprio artisti allo sbaraglio, cioè che ha fatto già comunque 4-5 È album, vero, certo. possa essere un grosso boomerang. E io ho detto sì, sicuramente sì, però io penso di essere bravo per la volta che ho fatto. Beh, alla fine i dati per fortuna sono venuti in soccorso di Valerio e della band. E, torniamo ecco appunto sul binario 99 Posse. Abbiamo detto i primi tre album, fra l'altro, oltre a Curro Curro Guaglio, chiaramente ci sono stati anche quei due con Ibisca, e poi successivamente c'è stata la successiva appunto separazione e l'ingresso poi di Meg in formazione con Cerco Tiempo. Non vorrei sbagliarmi, correggimi se sbaglio, Max. Perfetto. Io voglio chiederti. Voglio chiederti, ma di tutti questi album, alla fine c'è Cerco Tiempo, c'è Cortocircuito, La vita che vendrà, insomma, io credo che sia inutile ormai sottolineare perché ce ne Beh, sono. ripetiamo, Na 9910, No, Cattivi no, Guaiù, Curro Curro Guaiù 2.0 e poi l'ultimo appunto Il tempo, il tempo, le parole le sono. abbiamo detti tutti. Vabbè, meritano effettivamente tutti, ma non perché ci abbiamo te al telefono. Ma di tutti questi, effettivamente, qual è quello che nel tempo ti ha meravigliato? E soprattutto se c'è qualcuno che magari non avresti fatto. O li avresti fatti tutti? Guarda, faccio sempre appello alla mia sincerità e al fatto che il giudizio è mio, personale, e quindi ha un valore
valore relativo. Io difficilmente nella vita posso dire che se tornassi indietro non farei alcune delle cose che ho fatto. Io rifarei lo stesso percorso dall'inizio alla fine, anche gli sbagli, perché comunque tutto quello che ho fatto, È un compreso gli percorso di sbagli, mi crescita, chiaro. portano ad essere la persona che sono. Ed è una persona che sono, ne vado abbastanza fiero, quindi ripercorrere il mio percorso, ripeto, passo dopo passo. Rispetto alla musica, uguale. Probabilmente proverei a fare più attenzione nella lavorazione di Guai a chi si tocca, che è l'album successivo è Incredibile Opposizione Live, cioè Sì. il primo e l'unico album fatto in studio con il Pisca. Ci sono alcune canzoni, alcuni capitoli, alcune paragrafi, diciamo, quel capitolo che sono secondo me meravigliosi. Altri che meritavano, diciamo, un pochino di attenzione in più. Questo, ripeto, però, è il mio personalissimo giudizio. Certo. Per il resto sono molto contento e credo, lo dico spessissimo anche agli altri miei compagni di viaggio, credo che l'ultimo lavoro che abbiamo fatto, cioè Il tempo che parò del suono, sia un album diverso, perché come si chiama lo sanno, non esiste un album che da 99 fosse che somigli all'album successivo, però nella sua differenza probabilmente abbiamo fatto parecchi cambiamenti sostanziali nella lavorazione di questo disco, nel modo di approcciare ai testi, nel modo di comporre proprio la canzone, nel modo di cantare di Luca, e dico cantare di Luca perché probabilmente questo è uno dei dischi della 99 Posse dove Luca canta di più e rappa di meno, È però vero, è col vero. tempo, io questo l'ho detto da subito, ma continuo a dirlo, che questo è uno dei dischi della 99 Posse più difficili, però come dire, su quali credo che il tempo ci darà più ragione. Me ne accorgo già da quando lo mettiamo in giro. Poi iniziano dei pazzi, cioè è uscito il disco, il giorno in cui è uscito il disco, noi già eravamo il giorno stesso in tour, È vero, è quindi c'era vero. Tua prima qualcuno data a in giro Roma, che non giusto? conosceva Mi pare. nessuno. Però mi accorgo che più date facciamo, data dopo data ci sono più persone che lo cantano. È Poi oggi certo. come oggi ci sono pochissimi artisti che fanno in un album 16 canzoni. E te lo spiego, cioè 16 canzoni vuol dire che 7, 8, 9 di queste canzoni è come se fossero, ti prego di prendere per buona la parola che sto per usare, fossero buttate. Nel senso che se tu fai 16 canzoni, 10 di queste canzoni probabilmente non andranno mai a finire su un tubo, no? Cioè non avranno mai un video e quindi non faranno mai le visualizzazioni che, tra virgolette, meriterebbero, Ecco. perché una canzone su YouTube fa molte più visualizzazioni se ha un video rispetto a una canzone che non ce l'ha. Certo. E quindi i dischi se ne vendono sempre di meno e poi lì dal vivo non puoi fare 16 canzoni Eh nuove. no. Molte di queste canzoni le conosceranno solo i 10, 15, 20.000 come dire, super Fan, appassionati che hanno acquistato l'album. certo. Il che, devo dire, purtroppo è un grosso limite. Perché un tempo si vendevano 100, 150, cioè, o almeno noi vendevamo 150, 150.000 copie, ok, tutto bene. Oggi che un disco d'oro lo prendi con 10.000 copie vendute, è innegabile, come dire, soprattutto in Italia, tra l'altro, perché la vendita dei dischi è quasi ferma. È vero. Quindi come abbiamo fatto delle scelte importanti, però le abbiamo fatte perché ci sentivamo di doverlo fare, perché come dire, non era tanto una richiesta del mercato, ma era proprio come dire, dopo un po' di anni che eravamo stati fermi, dopo aver fatto Cattivi Guaglioni, che è stato un disco molto di pancia, molto sentito, Sì. Lo perché eravamo stati si sente fermi dai, tanti dai anni. testi, fra l'altro. Sì, poi abbiamo fatto subito dopo un album
che in qualche modo aveva degli inediti, perché c'erano quattro inediti, ma che comunque era un album di 20 anni prima, perché era l'album Beh. debutto del 93. Quindi dopo tutto questo, come dire, la nostra vena espressiva ci spingeva a dover dire tanto, a dover fare tanto, a dover scrivere tanto. Quindi a prescindere dai ragionamenti meramente tecnici e meramente legati al mercato e alla discografia, abbiamo voluto fare un disco importante, Sì. importante dal punto di vista proprio di sacrificio, di sangue e sudore spesi nello studio, nella costruzione di questo progetto. L'abbiamo fatto e io devo dire, avrai notato la mia profonda sincerità in Sì, tutte assolutamente. le risposte che ho dato. Io trovo che questo disco sia veramente interessante, diciamo, il vocabolo che userei per definirlo con la maggiore precisione possibile.